L'interesse composto è l'interesse che l'investitore guadagna sul suo investimento originale più tutti gli interessi guadagnati sugli interessi accumulati nel tempo. È più facile pensare agli interessi composti come agli interessi sugli interessi. Per capire l'interesse composto, consideriamo prima di tutto l'interesse semplice. L'interesse è guadagnato solo sul capitale originale. Supponiamo di depositare $10,000 in un conto di risparmio ad alto interesse con un tasso di interesse semplice del 5% per 3 anni. L'interesse che si guadagna ogni anno è del 5% per $10,000, che equivale a $500 per un totale di $15,000 di interessi alla fine del terzo anno. $500 più 500 più 500. Ora invece supponiamo di depositare gli stessi $10,000 al 5% di interessi composti annualmente. Nel primo anno l'interesse che si guadagna è lo stesso, $500, ma nel secondo anno l'interesse che si guadagna è il 5% su 10.500. L'importo originale più gli interessi guadagnati nel primo anno, quindi l'interesse del secondo anno è di $525. Nel terzo anno si guadagna il 5% di interessi su $11.025. $10,000 più 500, interessi del primo anno, più 525, interessi del secondo anno, o un pagamento di interessi di $551.25. In totale si guadagnano $1,576.25 di interesse per 3 anni con gli interessi composti contro i $1,500 con gli interessi semplici. Con una differenza di $76.25, l'interesse composto effettivo diventa particolarmente efficace su periodi di tempo più lunghi, man mano che l'importo dell'interesse guadagnato diventa sempre più grande. Se hai gradito il video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato e di consultare le risorse in descrizione. Porta te stesso oltre i sogni. A presto!